Buongiorno, siamo qui con Maurizio Cicciù, che è responsabile People, Tax and Labor di Mercer. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima domanda classica, che cosa fa Maurizio Cicciù in Mercer? Racconta un po' come si svolge il tuo lavoro, di che cosa ti occupi. Team People, Tax and Labor si occupa di fiscalità delle persone fisiche, diritto del lavoro, migrazione e previdenza. Abbiamo un focus molto forte sugli aspetti internazionali, quindi ci occupiamo dell'assistenza alle multinazionali che mobilitano dipendenti dall'Italia verso l'estero o viceversa. Però sempre di più, anche diciamo, a seguito delle ultime esigenze che il mercato ci ha proposto, ci siamo rivolti anche a servizi più domestici, quindi analisi pensionistiche, analisi assistenza alle aziende nella pianificazione di scivoli pensionistici, welfare aziendale, sempre relativamente agli aspetti fiscali e previdenziali, e consulenza domestica sul mondo del lavoro. Ottimo. L'esperienza in Mercer nasce per dare un punto di vista diverso dello stesso lavoro rispetto a come solitamente viene svolto nelle nostre passate esperienze, ma anche solitamente dai nostri competitor. Il punto di vista che Mercer dà su queste tematiche è un punto di vista rivolto al mondo delle risorse umane, quindi agli uffici HR, mentre solitamente il nostro ruolo, quello appunto dei fiscalisti, viene inquadrato in un contesto di studi professionali che hanno appunto un punto di vista meramente strettamente fiscale. Quindi una collaborazione con altri colleghi che dialogano quotidianamente con il mondo delle risorse umane rende il nostro servizio molto più funzionale al business. E quindi è proprio un altro modo di presentare lo stesso servizio verso il cliente. Non siamo soltanto un fornitore di servizi fiscali, ma siamo un partner per gli uffici HR delle multinazionali, sia appunto su tematiche internazionali che su tematiche domestiche. Raccontiamo Maurizio Cicciù, quali sono le tue passioni, i tuoi hobby, raccontami di te. Il mio tempo libero è principalmente dedicato alla famiglia, avendo due bambini piccoli che occupano in maniera che ovviamente molto gradevole gran parte del tempo libero. Mi godo molto la città, vivo a Roma e mi piace camminare, correre per la città ed è ogni giorno una sorpresa nuova. Mi piace cambiare i miei tragitti e i miei percorsi per scoprire sempre il nuovo vicolo, il nuovo scorcio, e sicuramente questa è una città che lo permette. Seguo il basket, il calcio e qualsiasi attività che faccio, anche quella lavorativa, è quasi sempre accompagnata da un sottofondo musicale. Musica preferita? È difficile da dire, io credo che la musica sia un importantissimo mezzo di comunicazione e cerco di restare sempre aggiornato sulle nuove forme musicali, perché mi aspetto che con la crescita dei miei figli questo possa rappresentare anche un nuovo modo di contatto verso di loro, e quindi non è una preclusione, certamente preferisco il mondo un po' più rock, però ormai seguo un po' di tutto, anche la trap.